il seguito di questa opera di mistificazione è il dire che se non ci sono le ONG, non salpa più nessuno e quindi nessuno più muore, che è un'altra cretinata colossale, falsa, che però viene raccontata. Gli accordi di governo con la Libia, le risorse che questo Parlamento, che questo governo e che questo Paese mette a disposizione, della Libia sono di per sé una giustificazione al diritto del Parlamento di, operare un'inchiesta. Peraltro sarebbe anche interessante sapere attraverso i vari rivoli, la quantità di risorse che arrivano. Perché quello che sta accadendo dimostra che i dubbi che alcuni di noi nel mio partito, ma diciamo molti di voi, fuori dal mio partito, avevano espresso sulla strategia complessiva di governo di questo fenomeno e sugli accordi con la Libia, alcune di quelle perplessità non erano perplessità infondate, erano perplessità fondatissime. E che l'intera strategia, alla luce anche dell'evoluzione del quadro in Libia, che è peggiorato, è fallimentare. Perché non garantisce il controllo, non garantisce il rispetto dei diritti umani, non garantisce la salvezza di vite umane e non ha garantito nemmeno la stabilizzazione della Libia. Io penso, e questo appunto lo dico soprattutto ai miei compagni di partito, noi abbiamo iniziato a sbagliare quando abbiamo iniziato a chiederci quanti ne sbarcano e non da cosa scappano. Grazie.